Oltre 25.000 nuovi clienti acquisiti, un utile netto pari a 60 milioni di euro conseguito nei primi 9 mesi di quest'anno. Sono positivi i risultati ottenuti da Creval nel 2021, messi sotto la lente dal direttore generale Roberto Ghisellini, dai vice Umberto Colli e Gillian Corderoy, nell'incontro con la stampa svoltosi oggi a Palazzo Sertoli. I risultati sono soddisfacenti, siamo assolutamente in linea con quanto previsto, quindi 9 mesi di continua crescita sia dal punto di vista dei risultati economici, quindi circa 60 milioni di utile, crescono le masse, ormai Creto Valtellinese ha superato i 43 miliardi di masse, crescono tutti i dati commerciali, dal risparmio agli impieghi, ai mutui per le famiglie, agli impieghi verso le grandi, medie e piccole aziende, più di 25.000 nuovi clienti. Insomma, diciamo che Creto Valtellinese prosegue il suo percorso, sta assumendo quello che è il proprio ruolo, riprendendo il proprio mercato, quindi di questo devo ringraziare i colleghi perché sono stati bravissimi in un momento di percorso di integrazione a non far sentire ai clienti la novità. Parliamo anche di rete territoriale. Abbiamo raggiunto l'accordo sindacale che riguarda la possibilità di aderire per circa 1.000 persone a livello di gruppo Crédit Agricole a un fondo esuberi volontario e di controcanto ci saranno circa 500 assunzioni, di cui ovviamente una parte riguarderà anche il territorio tipico, riguarda Creto Valtellinese, riguarderà il territorio di Sondrio, quindi stiamo lavorando per permettere a chi vuole di anticipare l'esodo, ma soprattutto per assumere nuove persone, nuovi giovani. Ricordo con piacere che il team di assunzione, la responsabile è il capo del personale di Creto Valtellinese, quindi Raffaella Cristini ha la responsabilità a livello di gruppo di selezionare risorse, quindi credo che sia anche questo un valore aggiunto per il territorio. Parliamo anche del progetto Le Village. Continua, come avevo detto qualche mese fa, il progetto Le Village, qui il responsabile del progetto è Umberto Colli, che è vice direttore generale vicario in Creto Valtellinese. Umberto assieme a uno staff di persone sta lavorando da mesi ormai in questo progetto, abbiamo un orizzonte primo semestre 22, stiamo lavorando per andare a capire, a conoscere le esperienze simili nel Crédit Agricole, insomma stiamo perfezionando l'individuazione dell'immobile che sarà qui a Sondrio, sta proseguendo, soprattutto sta andando avanti.